Dio mio, un saluto grande da Michela e da Roberto. Allora, quest'oggi andiamo a vedere un qualcosa di abbastanza complicato, nel senso che siamo sul disegno iperrealistico, quindi cerchiamo di andare un po' più oltre, cioè cerchiamo di realizzare qualcosa che all'apparenza sembra vero. Non è facile, so che non è facile perché è tutto un gioco di ombre, sfumature, colore più chiaro e colore più scuro, quindi non è proprio facile, anzi vi consiglio questo video soprattutto di vederlo più volte, anche una o due volte, soltanto per osservare i vari passaggi e i colori che vengono utilizzati e poi di provare a farlo. E oltretutto non vi scoraggiate alla prima volta perché vi ripeto, non è facile e quindi chiaramente magari potete trovare difficoltà in alcuni passaggi, però non scoraggiatevi perché tutto è possibile. E allora andiamo a vedere intanto con il cancella cancella che cosa andiamo a realizzare, quindi vediamo un po'. Cancella, 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 vediamo sul mio braccio che cosa appare. Eccolo qua, diciamo che ci stiamo avvicinando un po' alla bella stagione e sicuramente il gelato è la cosa che ci fa più gola. E è un gelato che tutti conosciamo, però per ovvie ragioni di marche non le nomino, però questo è il mio gelato preferito. Allora, andiamo a vedere, prima di cominciare con il tutorial, quali sono i pennelli e i colori utilizzati. Allora, i pennelli che ho utilizzato sono pennellino a punta tonda numero 1, quindi proprio sottile, poi pennellino a punta tonda numero 2, quindi anche questo è sottile, leggermente più grande, diciamo, anche se è di poco, però mi fa la differenza, quindi ve li rimetto insieme: pennellino a punta tonda numero 1 e numero 2. Poi ho utilizzato un pennello a lingua di gatto non piccolo, medio, non grande, però insomma un medio, e poi uno spumino, eccolo qui, piccolo, questa volta l'ho utilizzato piccolo perché andremo un po' a giocare sui dettagli. E invece, per quanto riguarda i colori utilizzati, diciamo, cominciamo da un color burro, quindi un bianco giallognolo o crema, come preferite, insomma comunque più o meno il colore è quello, e poi il nero, e io vi dirò il marrone, ma il marrone è tante gradazioni di marrone, quindi è inutile che vi dica marrone chiaro, marrone scuro, marrone un po' più rossastro, l'abbiamo utilizzato un po' tutte, quindi diciamo che dovremmo avere più o meno una gammatura di circa 5 tipi di marroni, perché chiaramente intanto, vabbè, in questo caso stiamo facendo il cioccolato, però ci sono tantissime sfumature, quindi sfumare marrone su marrone è veramente soltanto un gioco di colori, quindi se li abbiamo già fatti, nel senso se compriamo già le cialde con i vari tipi di marrone, chiaramente siamo più facilitati e possiamo poi aggiungere un po' di giallino a uno, un po' di rossiccio all'altro, oppure magari un po' di nero per scurirlo, eccetera, però altrimenti dobbiamo crearceli. Diciamo che vi consiglio non di crearli al momento, ma di crearveli un po' prima, magari nei coperchietti delle cialde, perché poi è difficile proprio riprendere la stessa tonalità. Ecco perché vi dico che è sicuramente un video tutorial, diciamo, per chi già ha una dimestichezza con i pennelli, le sfumature e i disegni, ma soprattutto chi ha già un buon materiale. Però non per questo non possono farlo anche diciamo i principianti, però chiaramente non vi scoraggiate perché il principiante magari non riesce e quindi dice oddio, non ce la farò mai, no, mai non si dice, e quindi dai, proviamoci e cominciamo, andiamo a vedere il tutorial.
Allora, intanto comincio a disegnare un po' questa lingua, questo gelato, con il pennellino numero 1 e un marrone di medio colore, insomma, di gradazione, scusa, medio colore è bruttissimo, di gradazione. E faccio anche una particina di bastoncino, non lo faccio tutto perché, ecco, come vedete adesso, con il color burro vado a crearlo senza poi creare dei contorni, eccetera. Mi faccio anche la parte, sempre con il color burro, la parte in alto che sarà quella morsa, quella già aperta. E poi adesso con un lingua di gatto vado a dare la prima passata di marroncino, un marroncino chiaro, un marroncino biscotto. Adesso, sempre con un lingua di gatto, vado a creare, diciamo, le prime mandorle che sono posizionate sul gelato. Chiaramente le vado a mettere un po' casuali, perché cioè non c'è una regola precisa, le ho messe un po' quella. Subito dopo, dietro alla parte chiara della mandorla, vado a creare subito una sorta di ombra, quindi con un marroncino più scuro, sempre lingua di gatto, lavoro tantissimo con le lingue di gatto in questo caso, vado subito a creare delle piccole ombre, quindi proprio sotto alla macchietta bianca, bianca chiara di mandorla, e appunto, come vedete, con le varie gradazioni di marrone vado a creare tante sfumature. Perdeteci un pochino di tempo, magari mettete pausa sicuramente e piano piano andate a fare le sfumature. Calcolate che io per farlo ci ho messo quasi un'oretta, quindi non è proprio veloce da realizzare, ecco. Sicuramente non ci vogliono 5 minuti, però è un grande allenamento per la mente, ma soprattutto per la manualità dei pennelli, degli sfumini, eccetera. E, ecco, come vedete, ecco, io sto ancora creando delle ombre, perché effettivamente giochiamo tantissimo sulle sfumature. Qui comincio a creare una piccola parte d'ombra. Allora, vedete che diciamo che la parte più vicina al gelato è perché il gelato effettivamente poggerebbe sulla mia pelle, sul mio braccio, mentre la parte in fondo, quindi della paletta di legno, è staccata. Perché? Perché chiaramente la paletta di legno è staccata dalla mia pelle, perché ha lo spessore in basso del gelato. Adesso piano piano con uno sfumino vado a fare un po' di lineette, ma soprattutto un po' a sporcare questa parte bianca, in modo che non viene proprio bianca bianca, ma deve sembrare comunque un legno. Quindi piano piano, questo è un pennellino numero 2, vado a fare queste lineette sottili che mi danno un po' l'idea del legno. Vedete la parte marrone, quella che ho fatto prima? È perché in genere questi bastoncini c'è appunto la parte colata del cioccolato, e quindi l'avevo già fatta marrone. Adesso con un burro molto più chiaro, quindi anche sporcato un pochino nel bianco, vado a fare dei piccoli puntini che sono un po', come vuol dire, la parte che si vede di più della mandorla, perché quando ci sono le mandorle con il cioccolato tende a coprire la mandorla, però ci sono dei punti in cui magari il cioccolato cola e quindi la mandorla si vede un pochino di più. Quindi vado a creare dei piccoli puntini che sono le praline, diciamo, della mandorla. Anche in questo caso, vi ripeto, è molto casuale, però insomma le mettiamo un po' quella spazio, diciamo un po' dove le vorremmo noi quando mangiamo il gelato. Quindi ecco, sto facendo un po' di praline piano piano, e in questo caso nella parte chiara che avevo fatto all'inizio sto facendo un po' di venature. Praticamente sapete che nella crema c'è comunque un po' di cioccolato all'interno, quindi io sto facendo un po' di venature con varie tonalità di marrone per far sembrare proprio che ci sia la parte con il cioccolato all'interno della crema alla vaniglia del gelato. Anche qui sto adoperando tanti marroni differenti, perché chiaramente un po' più scuro, un po' più chiaro, quindi piano piano. E poi con lo sfumino vado vicino alle linee che ho precedentemente creato
e sporco un po' la parte cremosa. La stessa cosa per quanto riguardava il legno, nel senso non la faccio rimanere proprio questo colore burro chiaro. E adesso con il bianco sto facendo dei piccoli puntini per dare l'idea che quella parte bianca sia proprio cremosa, e quindi chiaramente vado a dare un pochino di chiaroscuro. E lo faccio proprio con il bianco. Ecco, vedete, questo è il pennellino numero 2, che anche se è piccolino come l'uno, però è un pochino più grande proprio per utilizzare la capoccettina e quindi fare i puntini con la punta un po' più larga. In questa parte qui vi sembra bianco, ma in realtà io il bianco l'ho utilizzato soltanto per schiarire, quindi non per metterlo di netto, però vado a fare una schiaritura dalla parte alta appunto del bastoncino, anche perché ci rendiamo conto dall'ombra che la luce mi viene appunto dalla parte alta del gelato, quindi chiaramente ecco la parte del bastoncino e tutta la parte in alto del gelato riceverà più luce, ed ecco per questo che io l'ombra ce l'ho giù in basso. Mi aiuto chiaramente con lo sfumino, che è indispensabile per sfumare le linee lette. Ecco qui sto creando sempre con il color burro, sto creando delle venature che sono le venature del legnetto. Le vado un po' a sbiadire anche con la parte retro del pennello, in modo che così non mi rimangono proprio belle nette e mi danno un po' l'effetto della venatura del legno. Vedete, possiamo passare anche un dito che me le va proprio a sfumare tanto tanto, ma rimane quell'1% di venatura che si vede e mi dà appunto questo effetto. Adesso vado comunque a fare gli ultimi ritocchi, perché comunque l'effetto già lo sto ottenendo. Vedete che comunque già ci viene voglia di morderlo e di mangiarlo, quindi sto facendo delle piccole rifiniture finali con il pennellino. Questo è il numero 1, proprio sottile sottile. Ecco, posso essere il bordo, vedete che non è proprio preciso perché ci sono delle mandorle che escono un pochino più fuori, delle mandorle che sono piatte al cioccolato, quindi sto facendo un po' di dettagli. Anche quella parte lì vicino alla crema chiaramente risulta più scura, perché vi ricordate che quando lo mordiamo c'è la parte dentro che è tipo fondente, e quindi si vede questo marroncino un po' più scuro. Si vede che è il mio gelato preferito, perché lo conosco proprio abbastanza bene. E vi ricordo, ecco, che la parte più vicina al gelato, quindi quella che tocca proprio in questo caso il mio braccio, è comunque un pochino più scura rispetto al resto dell'ombra. Questa sfumatura che vedete che io la faccio con il retro del pennello, chiaramente è una sfumatura veloce, pratica, diciamo del momento. Se voglio ottenere una bella sfumatura, sicuramente in una parte più ampia, l'ideale è sempre lo sfumino. Però questa mi aiuta per i piccoli tratti, per le cose molto piccoline. Ecco qui, sto facendo veramente proprio gli ultimi ritocchi, perché poi che cosa succede? Che più lo guardate e più pensate che dovete ritoccarlo. Ecco, adesso con uno sfumino proprio sto dando proprio tipo una spazzolata per omogeneizzare un po' tutto il colore, e ritocco man mano l'ombra fino a che non sono soddisfatta. E il gelato è andato, ancora io lo riguarderei un milione di volte e continuerei a ritoccarlo veramente tanto. Infatti vi renderete conto che poi la fine del disegno è difficile che uno che riesca a dirla. Io starei a guardarmi il disegno per tanto tempo e dire: ah, però qui ci posso mettere un pochino più di questo, qui ci posso mettere. Questo è normale perché all'inizio non sarete mai soddisfatti del disegno e penserete che c'è sempre tanto da fare, però effettivamente poi a un certo punto uno si dà uno stop e dice: ho finito.
come è finito questo video tutorial. Allora, chiaramente il video tutorial, ve l'ho detto, siamo andati molto velocemente e vi ho, diciamo, descritto un po' i passi fondamentali che ho realizzato, che ho fatto per realizzare questo gelato. Voi andate molto lentamente, perché anch'io sono andata molto lentamente, questo è solo il merito delle fantastiche mani e mente geniale del maestro Roberto Porporini, che è bravissimo a fare questi montaggi video. Però andate molto lentamente, riguardatevi il video più e più volte e non perdetevi d'animo. Io l'ho ricoperto di cioccolato scuro, provate a ricoprirlo con il cioccolato bianco. Una piccola sfida, oppure con il cioccolato fondente, questo è il cioccolato al latte. Perché vi faccio queste sfide? Perché veramente è bellissimo poter giocare con le sfumature dei colori, quindi provateci e se ci provate mandateci le vostre foto o sulla nostra email l'artediromi@gmail.com. Oppure potete scriverci sulla nostra pagina Facebook, sempre al nome L'Arte di Romy, sul gruppo Facebook L'Arte di Romy, oppure siamo anche su Instagram, allo stesso nome, oppure su TikTok, allo stesso nome. Quindi non vi potete sbagliare. E allora amici, grazie per aver seguito insieme questo fantastico tutorial. Noi vi aspettiamo tutta la settimana, perché abbiamo tantissime sorprese, soprattutto con l'arrivo di marzo vi sveleremo piano piano delle piccole sorprese. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube, questo L'Arte di Romy, e mettete un clic sulla campanella in modo che verrete avvisati per tutti i nuovi video, i nuovi tutorial, gli omaggi. Ci sono veramente un sacco di cose nuove che bollono in pentola. Un bacio da Michela e da Roberto. Ciao!